Il mulino del passetto. Seguendo l'argine del fiume Reno per 2 chilometri dalla Madonna del Bosco sulla sinistra, si incontra una casa abbandonata e completamente diroccata, che presenta nella parte inferiore l'accenno di un'arcata ormai completamente colma di terreno. Si tratta del mulino del passetto. Dall'Ottocento in poi questo edificio è conosciuto come il vecchio chiavicone. Sicuramente questa è la più antica costruzione rimasta in piedi di tutto il territorio di Afonsine. Il suo nome originario era Mulino del Passetto, costruito nella parte terminale del canal Vela o Vella, un canale realizzato nel 1606 per raccogliere le acque disperse del canale dei Molini, le quali avevano qui formato una valle detta della Vela. Il sito del Mulino del Passetto era a oltre 100 metri dal Po di Premaro ed era inserito in un lembo di terra bonificato fin dal XV secolo, tra il fiume e una zona valliva a sud. Questa terra costituiva un'oasi caratterizzata da coltura mista con prati ed impianti viticoli. Non è facile comprendere il funzionamento. Una mappa del 1703 mostra il canale che normalmente passava attraverso il corpo del fabbricato. Si vedono due poste di macine collocate nei rispettivi ambienti ai lati del canale, quindi alimentate probabilmente da ruote verticali a pale. Ogni macina veniva mossa dalla forza dell'acqua che batteva sulle pale della ruota idraulica. Un albero di trasmissione provvedeva al collegamento. Tali antiche ruote, denominate ritrecini, funzionavano ciascuna con un consumo pari a 800 litri al secondo, sviluppando energia sufficiente per azionare le macine. Situate in un locale sottostante, ricevevano l'acqua che arrivava per caduta dal canale. Nella parte verso est vi era un altro ingresso per le acque, dove era sistemata una porta servita da una ruota verticale a pale. Questa era probabilmente quella del precedente mulino detto volante. Dalla fine del Settecento fu utilizzata come chiusa o chiavica e abitazione del guardiano. Fin dalla fine dell'Ottocento furono presenti alcuni servizi come un forno da pane ed un capanno, posizionati però a distanza dall'edificio. La parte centrale, dopo la dismissione da mulino, aveva probabilmente da sempre funzionato come chiusa e continuò a farlo fino a quando la stessa canalina, nel 1928, anno della costruzione del canale di bonifica in Destra Reno, fu immessa nel canale detto Destra Reno o Scolo delle acque chiare e il manufatto rimase inutilizzato come chiavica. Per la presenza delle due grosse chiaviche, quella del canale e quella della canalina, tutta la zona mantenne il nome I Chiaviconi, anche quando queste chiuse non erano più esistenti o funzionanti. Dal 1939 al 1945, al vecchio mulino del Passetto, ormai noto solo col nome Chiavicone della Canalina, vi abitavano 4 famiglie e le stanze erano affittate a braccianti. Nel tempo l'edificio ha subito svariati interventi con conseguente perdita del porticato, mentre nel prospetto a nord fu demolito il piano sopra il muro a fiume, che da tempo era inutilizzato a seguito della disattivazione del mandracchio. Nella struttura dell'edificio i corpi originari furono ridotti a 2 e fu eliminato il dislivello esistente tra il corpo di fabbrica a ovest e la parte restante. Osservando l'attuale costruzione, che ancora oggi si trova nel punto dove era segnato il mulino del Passetto, risultano evidenti le 2 arcate delle 3 che erano in origine, ora interrate sempre più col passare del tempo. Testo a cura di Luciano Lucci.